e Marianna sono felice, altrimenti ringraziandovi e invitandovi a fare un giro con me sugli stand, agli stand dei produttori presenti a Rotonda, perché si produce anche lo zafferano. Ci sono un sacco di delicatezze da scoprire. Passerei, vedo qui vicino a me Emanuela. Emanuela Vita sta coordinando i vari momenti di lettura del Bianco e la Rossa e lo sta facendo in maniera sempre divertente, rispettando i tempi, cercando, no, di, per fortuna. E oggi qui sono i tuoi ospiti e di cosa parliamo? Oggi i miei ospiti sono per l'ennesima volta Giuseppe Palumbo e Giulio Giordano, a grande richiesta, quindi ci avviciniamo al nostro pubblico. Ho l'onore di una seria portata a Beatrice Volpe. Aspetta, pure il tavolino. Ci serve un tavolo. Ci serve un tavolo alto per disegnare. Quello lì. Buonasera. Buonasera a tutti. E giustamente come terza sera e ultima in cui presentiamo questa collana di La Vieri dedicata a immaginare la Basilicata a fumetti, ci ritroviamo per l'ennesima volta Giuseppe Palumbo, che però stasera accompagnerà questa nostra discussione con dei disegni. Cantando. E stasera è la volta dei I Kruschki di Manzù, con i testi di Giuseppe Palumbo e l'illustrazione di Giulio Giordano. Io passerei subito la parola a Giuseppe Palumbo per farci raccontare questa geografia tutta lucana che ha accompagnato la ricerca, l'ideazione del libro e poi la sua dedizione. Buonasera. Anzi, mi alzo così vi vedete. Ci siamo voluti avvicinare perché sennò eravamo troppo lontani, no? Siamo in meno, eh? Vabbè. Allora, questo libro è una festa lucana, ma non solo, perché tra i protagonisti di questo libro, che sono tre sostanzialmente, due sono di Bergamo e uno è di Sasso di Castalda, quindi questo vi dà già il senso di questa, dell'operazione editoriale. È una storia tutta lucana che però può parlare a tutta una nazione, perlomeno. Allora, vediamo questa festa lucana dove comincia. Questa festa lucana comincia da Don Giuseppe De Luca, da Sasso di Castalda. Devo ammettere che quando ho iniziato a scrivere questa storia, questa grande e bella figura io non la conoscevo. Ma il bello di scrivere una storia, di fare un fumetto, è anche quello di studiare, quindi di conoscere e di far conoscere, perché sono sicuro che come me anche altri magari queste figure un po' nascoste della nostra cultura e della cultura nazionale, molti non le conoscono. Con una facilità di rapporto umano che è forse probabilmente veramente uno dei tratti lucani più veri. Ecco, questo Don Giuseppe De Luca, un grandissimo filologo, un grande scrittore, editore, ricordato da, come dicevo, da Franklin con questi termini elogiativi. Ecco, Don Giuseppe De Luca era anche il consigliore, un grande amico di Papa Giovanni XXIII, sin dai tempi di quando a Venezia era arcivescovo, insomma. E poi avevano continuato ad avere rapporti. Don Giuseppe De Luca e questa storia si muovono nel 1964. Avanziamo nel tempo. L'altro tassello lucano è Leonardo Sinisgalli, da Montemurro, uno dei più grandi scrittori italiani del Novecento, collaboratore di Adriano Olivetti, direttore di riviste come Civiltà delle Macchine, dove per la prima volta
prova a ricostruire quel tessuto di arte e scienza che si era un po' perso dal Rinascimento in avanti, e invitando a parlare di tecnologia e arte i più grandi rappresentanti della cultura del tempo. Evidentemente Don Giuseppe De Luca qualcosa gli aveva raccontato di questa incredibile storia accaduta nel 64 con Papa Giovanni e Giacomo Manzucchi, e Leonardo Sinisgalli poi a qualcun altro l'ha raccontata. Chi è quest'altro? Giuseppe Appella, da Castronuovo Sant'Andrea, vissuto a Roma, tuttora vive a Roma, è uno dei più grandi critici d'arte italiani, soprattutto di arte contemporanea, di scultura e di arte grafica. Dinanzi a lui, mi dicono, Vittorio Sgarbi si inginocchia, quindi insomma questo vuol dire quanto vale. Sinisgalli racconta questa storia a Giuseppe Appella. Giuseppe Appella la racconta a me l'estate scorsa. Quando me la racconta dico: ehi, ma questa è una storia bellissima, avevamo già iniziato questa idea con la Vieridi, che è un editore lucano, quindi un altro pezzo di questa festa lucana, come la sto chiamando. Abbiamo iniziato questo percorso di storie lucane da far conoscere alla nazione italiana, e allora ho detto: ma questa è una storia eccezionale, a chi la facciamo disegnare? A Giulio Giordano da Castronuovo Sant'Andrea, ci può dire? Quindi a questa sfilza di lucani mi aggiungo io da Matera, lui da Castronuovo, e l'ultima figura che manca è Biagio Russo, che dirige la Fondazione Sinisgalli a Montemurro, appunto. E qual è la sua funzione? Che riesce a trovare tra gli scritti di Sinisgalli quelle due o tre righe che testimoniano che effettivamente questa storia Sinisgalli la raccontava, perché chi me lo dice a me che Appella non mi ha raccontato una barzelletta e basta? No, c'è anche il documento scritto che riporta questa vicenda. Vi devo raccontare la vicenda? Siamo arrivati al momento. Anzi, io prima chiederei a Giulio cosa è successo quando gli è precipitata addosso questa storia. Bene. Sì, è stato uno shock all'inizio, onestamente, perché lavorare con Giuseppe Palumbo, più che altro perché ero ancora alle prime armi, quindi avere a che fare con un autore così importante è stato uno shock all'inizio. Diciamo due cose di Giulio Giordano è docente a Ribaus, la scuola del fumetto lucana. Esatto, infatti era successo questo: durante la scuola di fumetto di Potenza ha anche una sede a Matera, verso la Fondazione Le Monacelle. Ogni anno organizziamo un festival proprio di fumetto, sono dei workshop per i ragazzi dagli 8 ai 30 anni, insomma. Durante questi eventi noi invitiamo degli ospiti, e quindi uno di questi ospiti naturalmente era Giuseppe, che è anche cofondatore della scuola. In quel momento, durante la pausa pranzo, mi dice questa cosa: devi lavorare su questo progetto e abbiamo solamente 15-20 giorni di tempo. Quindi lo shock non era solo per il fatto che lavoravo con lui, ma perché c'era poco tempo a disposizione, quindi. E però la cosa bella è stata sapere che io ero un appassionato di fumetti fin da quando avevo 5, 6 o 7 anni, e ho visto la prima volta Giuseppe proprio a Castronuovo Sant'Andrea, che è a un'ora da qui alla fine, e mi sono appassionato di fumetti proprio guardando le sue opere. Mai avrei pensato che a distanza di tanti tanti anni avrei potuto collaborare con lui, quindi lo ringrazio. Giuseppe, e quindi mo bisogna raccontare la storia. Vabbè, ma cioè la storia bisogna anche leggerla. Comunque io un po' la racconto, perciò mica non vi svelo il finale, perché sennò è... La posso svelare? L'editore dice di sì, secondo me è masochista, ma comunque io vi racconto com'è andata la faccenda, perché anche in questo caso mancano un paio di pezzetti lucani e li svelo adesso. Allora, la situazione è questa: è il 1964, come vi ho detto. Ciao.
Buonasera. Ciao Mario. Thank you.
grazie. Allora, tocca di nuovo a Andy, perché... E certo, tocca adesso a Carolina Calabrese, che verrà interrogata, diciamo così, da Andy. Intanto, come vedete, gli amici dell'ANSA, dell'organizzazione dei consorsi, stanno velocemente spostando, qua stanno tutti cambiando mestiere. L'unico che rimane corrente è Andy. Allora, gli amici dei ritullari, fra l'altro, voglio ringraziarli perché sono riusciti a spostare, sono riusciti cortesemente, hanno spostato il loro appuntamento, perché poi Carolina ha anche delle necessità. I ritornari sono i padroni di casa, il paese è il loro, quindi possono stare ancora un pochino con noi. Ecco qui Carolina, come vedete, è giovanissima. Ciao, ciao. Grazie. Ah, questo, il cuore mi si riempie di felicità e di gioia. Perché? Uno, perché sei una donna, vedere una donna cuoca. Grazie. Grazie a te di essere qui. Noi siamo tutti onorati perché sei una ragazza che viene da una famiglia di pasticceri. Il babbo ha fatto il pasticcere per quanto tempo e dove? 35 anni, episcopia. Allora tu, se nient'altro, se non altro, ce l'hai nel sangue per osmosi, no? Sei cresciuto e ti... Subito, veloce, una ricetta per la pasta frolla, subito! Senza dosi, però. Con le dosi, scusi, che no, se ce la sono, lo do pure io. Non ho memoria. Niente, no, lo devi sapere. Allora, 400 grammi di burro, 400 grammi di zucchero semolato, un comune zucchero, poi un po' di aromi, limone, vaniglia se piace, farina un chilo, cosa vogliamo mettere più? Le uova. Ma il gioco è lì, quante uova per chilo di farina? Dipende se vogliamo fare una sablè, dipende se vogliamo fare, da che tipo di frolla vogliamo fare, ma per una normale frolla, per una crostata, diciamo, dalle 8 uova, una media di 8 uova. Ma c'è anche una frolla senza, sto parlando, scusi, io che c'è, che mi fai così, non ti preoccupare, sto a posto così. C'è una frolla anche senza uova, no? Sì, si può fare anche una frolla... Quello che chiamano shortbread, no? Quelli scozzesi. Allora, la base del dolce è una frolla senza uova, è un cric-croc senza uova. Perché lo rende molto più croccante, no? Molto più croccante, proprio per questo cric-croc. Dalla croccantezza. Infatti la base del nostro dolce, del dolce con la melanzana rossa di Rotonda, il vostro prodotto di nicchia, ha proprio un cric-croc. Hai fatto una cosa con la melanzana, un dolce con la melanzana? Sì, mi è stato richiesto un dolce con la melanzana rossa di Rotonda, mi sono cimentata in questa impresa. Chi te l'ha chiesto? Chi è stato? Il professor Gentino mi ha invitato gentilmente, io ringrazio, approfitto per ringraziare dell'invito, è un onore per me essere qua e mi sono cimentata. Vieni qua, professore, io non sapevo che eri professore. Metti giù quel caspita di cosa, e se tutto questo succede, tutto questo è anche grazie a questo signore qua. Che merita un applauso davanti a tutti, perché fa un lavoro strepitoso, ed è anche quello l'unico forse punto negativo di tutte queste cose, è quello irresponsabile, uno dei responsabili per avermi qua. Io non so quale arcana idea ti è voluto che invitarmi, comunque ne sono felice. Adesso torni e puoi andare, grazie. Vieni qua. Allora, c'è questa ragazza dolcissima. Vorrei innanzitutto, qui c'è scritto Alma, allora io posso dire che cosa significa, ma preferisco che lo fai tu. Per me significa veramente cuore innanzitutto, perché io grazie a questa scuola, grazie all'Accademia di Gualtiero Marchesi, sono cresciuta di tanto, anche se vengo, come ha detto il maestro, vengo da una famiglia, da un padre pasticcere, da un'attività pasticcere di 35 anni, però mi sono formata e perfezionata all'Accademia di Gualtiero Marchesi, che è un maestro, il guru della cucina italiana internazionale, e per me ha rappresentato tanto e continuo a rappresentare tanto. Io sono molto legata a questa terra, all'Emilia, in particolare a Colorno, la sede della scuola. E quindi... No, domanda, allora tutto questo Gualtiero Marchesi è un guru mondiale, no? E poi tu conosci anche il grande maestro Iginio Massari. Sì, penso che ormai sia entrato anche nelle case degli italiani grazie al più grande pasticcere, a questo programma che hanno fatto, quindi sarà stato conosciuto. Forse è meglio dire che è stato letto per due volte di seguito, il pasticcere del decennio. Tu hai avuto a che fare con queste persone qui. La mia domanda è questa, bella ragazza, vieni qua. La mia domanda è questa. Tu... No, la melanzana ci arriviamo, perché la gente deve importare, capire quanto è importante, ma perlomeno per me, quello che ti sto per chiedere. Tu sei nato su terra di burro, di latte, di
di polenta, di... Tu, un po' di sana terronaggine, sei riuscito a portarla su? Sì, per esempio nella crema pasticcera le ho convinte a non usare ogni tanto la vaniglia, perché loro fanno un abuso di vaniglia e non di limone. Invece noi siamo abituati alla crema pasticcera con il limone. E quindi ho diciamo, portato questo andato, questa convinzione che una buona crema pasticcera si può fare anche solo con del limone grattugiato, non per forza con l'aggiunta della vaniglia. Addirittura si fa la crema pasticcera adesso anche con l'acqua, ma quella è tutta un'altra storia. Allergie, intolleranze, convinzioni strane. Ma una crema pasticcera senza latte? Che chi ha? Io non so perché... Una crema pasticcera è una crema, ma non una crema pasticcera per quella che è la mia idea, insomma. Bene, partiamo con questa tua ricetta che mi sembra... La vaniglia l'hai usata. Scusa, quella giamaicano dal Madagascar, qua. Bourbon, Madagascar. Vedi, lo vedi. Allora, di, cosa hai fatto qua? Allora, è un cremoso alla vaniglia profumato al limone su una base di Cri Croc di cui parlavamo prima. Ho portato le varie stratificazioni perché qua per ovvi motivi di spazio, di tempi e di... Questa Cri Croc è una frolla senza uova. Ma senza uova, quindi solo con del burro, zucchero, sia qua non troviamo solo lo zucchero, se non l'altro troviamo anche lo zucchero di canna. Quindi per dare un'ulteriore croccantezza e anche a livello di gusto per renderla un attimino... Sembra l'aspetto un crumble composto. Infatti per dare questa, a livello ottico, a livello visivo, questa sorta di palline insieme, bisogna elaborare questo tipo di frolla senza uova, quindi burro, zucchero di canna, zucchero semolato, aggiungere gli aromi che in questo caso sono limone grattugiato, ovviamente non trattati, ed arancia grattugiata. Non trovandolo in questo periodo, noi siamo soliti seccare le bocce di arancia, sì, e seccare. Mi scusi. Lei quale, perché è importante, quale limone predilige? Quelle di Sorrentino, quello siciliano? No, sì, onestamente preferisco quelli della costiera amalfitana. Perché io no, vedi che è fantastica. È gusto, sarà gusto. È solo una questione di gusto? Sì, una questione di gusto. Quindi c'è da dire che quelli più famosi sono della costiera Sorrentino. Bene, torniamo alla... Torniamo a Cri Croc, dicevamo burro, zucchero di canna, zucchero semolato, questi due aromi, limone grattugiato, non trattato il limone, stessa cosa vale per l'arancia, abbiamo detto arancia essiccata in polvere, giusto un pizzico, un pizzico di sale, appena un pizzico di sale. Perché il pizzico di sale? Il sale salta i sapori, lei mi insegna. Io non insegno niente, è lei che deve girare. Il sale salta i sapori e quindi un pizzico di sale nella frolla esalta i sapori che ha. Questo, cioè, fate attenzione, chi ama cucinare questa ricetta strepitosa, perché questa anche mangiata così senza niente è meravigliosa. E oltre alla farina, una farina normale, una farina doppio zero con un debole doppio, quindi una forza bassissima, quella che si usa comunemente in pasticceria per la frolla a casa, ovviamente se qualcuno la vuole provare userà una normale doppio zero, quella che si trova in commercio, ma noi per la frolla utilizziamo una farina debole. E oltre alla farina normale ho utilizzato anche della farina di mandorle dolci. Vabbè, pazienza, è andata così oggi. Ce la segniamo. Le mandorle da dove provengono, scusi? Le mandorle provengono dalla Puglia. Dal Brindisino, no? Quella di... Più o meno, veramente sono paresi, principalmente paresi. Benissimo, la signora è contenta, c'è una pugliese lì. Bene, andiamo avanti. Ricerchiamo sempre. Sappi, signorina, che se non trova questo l'ho rubato io. Va bene. Andiamo avanti. Dicevo, per ottenere quell'effetto abbiamo bisogno di stendere la frolla ottenuta dopo averla impastata all'interno di una planetaria, proprio da cucina, in base a se ci troviamo nel laboratorio di pasticceria oppure nella cucina della massaia. Dopo la stendiamo su una placca da forno, su carta da forno, quindi su una teglia, su carta da forno. E la... Mi scusi, perché la frolla siccome è cosa sacra, no, perché usate... lei lo fa riposare prima l'impasto? Sì, assolutamente sì, la frolla la faccio riposare, stiamo parlando della frolla normale, di questa frolla a maggior ragione io l'ho abbattuta per ottenere questo effetto qua, quindi portata ad una temperatura tramite l'ausilio della partita, una temperatura negativa di meno 18, meno 20 gradi al cuore del prodotto. In casa devono usare il congelatore, ma è un processo un attimino più lungo. E successivamente, appena tirata fuori dalla
spezzettata manualmente, messa all'interno di un robocubo, di un cutter o di roba da cucina, e otteniamo queste palline. Questo effetto bellissimo. Effetto sì, che dopo in cottura si legano automaticamente con l'effetto del calore. Naturalmente li metti in forno, no? È chiaro, li mettiamo in forno, c'è una temperatura di forno preriscaldata di 150 gradi e poi li segniamo così. Bene, questa è fatta. Questa è la base, sì. Base, poi? Poi, sempre come base dell'incerto, quindi della parte centrale di questa nostra mousse, abbiamo bisogno di preparare un biscuit, un pan di Spagna senza lievito al cacao. Ai 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 ai. Beh, quasi tutti i pan di Spagna sono fatti senza lievito, perlomeno dovrebbero essere, dai. E in realtà nelle nostre zone si usa assolutamente il lievito, ben comunemente detto, addirittura bicarbonato. Sì, si usa perché al sugo, o almeno dalle mie parti soprattutto, si usa mettere il lievito per dare un'alveolatura, cioè per creare questo, per rendere un pan di Spagna soffice. Sì, ai cuochi vecchi come me, una volta dicevano che bisognava montare le uova per 9 anni. E poi incorporare piano piano la farina a mano. Adesso vi aiutate, voi giovani. Ci aiutiamo con la planetaria, sì, non abbiamo la forma. A parte quello, anche con un po' di lievito. Ci aiutiamo anche con il lievito, ma soprattutto per dare l'alveolatura, ripeto, per creare questa massa, per dare della leggerezza ulteriore a questa massa, cosa che non ho fatto però. L'anello di acciaio. Non l'ho fatto, non ho utilizzato del lievito, seppur morbido, seppur, però ha bisogno di trattenere di più la bagna, perché dopo infatti spiegherò l'utilizzo della melanzana appoggiata, adagiata su questo biscuit, ha necessità di trattenere la bagna, per cui abbiamo bisogno di un pan di Spagna tra virgolette stretto, lasciatemi. Domanda, cioccolato o cacao? Cacao, okay. Cacao. Benissimo. Fatto questo, ci siamo, seconda fase. Terza fase, diciamo, forse la più interessante. La protagonista, la melanzana rossa di Rotonda, che io, scusate l'ignoranza, ma al di là delle foto sui libri, sulle riviste e quant'altro, però come utilizzo non la conosco. Mi scusi signorina, ma non è lei, è che non si conosce nel mondo, che loro mi chiamano e dicono porta la melanzana in televisione, io l'ho fatto. Poi mi chiedo, la melanzana è pronta? Cioè, la melanzana non c'è. Perciò è una cosa che qualcuno ha la fortuna di vedere, qualche fortunatissimo da mangiare. Noi oggi siamo miracolati perché c'è questa signorina e c'è anche l'assaggio per qualcuno, no? Cerchiamo di farla assaggiare il più possibile, io non sapevo. Questo è mio, perché ho dei figli. Vieni qua, chissà perché andiamo sempre a venire laggiù. Beh, cosa hai fatto? Stiamo parlando, insomma, della protagonista, dicevamo. Ho fatto le melanzane, innanzitutto, le ho sbucciate. Penso che la parte più amara, per così dire, della melanzana, per quello che ho potuto constatare, risiede nella parte alta, quella verso il penuncolo, insomma. E ne ho tolto un po' di più per ovviare al problema dell'amarore della melanzana stessa. Ho cercato di togliere il più possibile le sementi, e l'ho ridotta a cubettini, in piccoli pezzi, per poi passare alla cottura. Che con la buccia? No, senza. Per la questione dell'amaro, per non sentire poi l'amaro nel dolce, altrimenti poteva risultare un po' sgradevole. L'ho cotta non in acqua, ma l'ho cotta in succo di limone, in succo di arancia e con una carota. Perché hai fatto questo? Ho fatto questo, limone e arancia, per richiamare tutto il resto. Perché sei perduta? Sì. La carota l'ho messa per dare un tocco in più al sapore e anche sempre per la questione dell'amaro, perché ho fatto la prova in cottura e mi ha ridotto l'amaro e anche un po' l'acidità. In questa cottura ha aggiunto dello zucchero? Sì, ho aggiunto dello zucchero. Glucosio o solo zucchero? No, zucchero semolato, saccaroso, solo zucchero normale. La cottura, ovviamente mi sono resa conto, ci renderemo conto della cottura quando il tocchettino di melanzana risulterà morbido. Però ho usato, c'era qua sopra la stessa, della gelatina alimentare, ma penso che... Gelatina, chissà perché andiamo sempre a finire là. Allora, la gelatina con la di pesce... Con la di pesce, sì, certo.
ho usato quello poi a fine cottura per legare il frutto, perché una piccola parte di acqua resta, di acqua, di prodotto liquido, di succo resta. Ulteriormente, a fine cottura, ho aggiunto del Cointreau. Come mai il Cointreau e non un limoncello? Allora, risaltava troppo il sapore del limone già grattugiato, messo all'interno, poi il cremoso e alla vaniglia profumato al limone, quindi mi serviva per bilanciare un tocco in più di arancia. Vedi che sono preso rompiscatola io. E mi scusi, signor, perché non un marsala, se non dico io di porco da qui? A me non piace il marsala. No. Allora, e il Cointreau, è che è vivo. Forse più femminile il Cointreau, può essere. Dicevo, alla fine ho aggiunto il Cointreau e quindi poi successivamente la gelatina alimentare, la colla di pesce, dicevamo prima, precedentemente messa ad ammollare, ben strizzata, buttata nel tegame con la melanzana cotta, fatto legare il tutto e versato sul... La setacciato per i semini? No, l'ho tolti prima i semini. Una piccola parte sono rimasti, ma ovviamente non ci frega niente, no? Assolutamente. Vabbè, siamo di nuovo di qua. Allora, poi, come l'hai montato? Ci resta il montaggio del dolce, però prima ho preparato il cremoso. Il cremoso alla vaniglia e profumato al limone. Il cremoso alla vaniglia l'ho preparato con una panna animale al 35%, non una panna vegetale, una panna al 35% di grassi, l'aggiunta di zucchero all'interno, portato a ebollizione. All'interno ho messo qua la vaniglia, la pescata di cui parlavamo prima, sì. Ci stava per l'equilibrio complessivo. Niente, dicevo, quindi fanno 35% di grassi, zucchero all'interno portato ad ebollizione con l'infuso di vaniglia. E successivamente, nel momento in cui il prodotto ha raggiunto l'ebollizione, ho versato quasi a filo i tuorli, mescolando... Come una crema? Con una crusta. Quanti tuorli per litro? C'è la ricetta, volendo, ma io... No, perché anche qui cioè, vanno dai 6 tuorli fino a Massari che ne mette 30. Sì, lui è esagerato, anche Alessandro, proprio una crema liquidissima. No, se non ricordo male sono mezzo litro di tuorli su 1,650 kg di panna, più o meno. Quindi sì, più o meno un terzo. Fatto questo cremoso, fatto questo cremoso, ho dimenticato l'aggiunta del limone grattugiato. Da terrona, sempre, per sottolineare. Hai reso sì, sì, infatti. E, in conclusione, anche qui della gelatina alimentare, della colla di pesce, per far legare il tutto. E mi scusi, perché la scelta della colla di pesce e non un'altra addensante più moderna? Beh, sono stata abituata a questo, mi sembrava un po' più naturale rispetto alla caracara o cose simili. Io non per sapere tutto adesso, no, agar-agara, queste cose che i veronesi di quella scuola che non si capisce che cos'è, cioè, io capisco benissimo, se tu mi dici una foglia di come io lo capisco, tanto dopo poco. Poi oltretutto, siccome siamo in una piazza e siccome ci sono delle persone che magari si vogliono cimentare nell'esperienza anche casalinga, le andiamo a presentare la agar-agar. Nella bottega del vicinato non lo trovano, invece la colla di pesce è facile reperirla. Beh, e come l'hai montata? Tutto. Allora, alla base mettiamo il pre-crop. Abbiamo dimenticato la cottura del cremoso ad 82 gradi. Ah, sotto vuoto? No. No. Sul gas, sul fornello assolutamente. Torniamo al... Girando in continuazione? Sì, anche perché per... Teniamo presente la temperatura di ebollizione, l'aggiunta dei tuorli fa presto a scendere ad 82 gradi, siamo quasi là, soprattutto se i tuorli sono stati preparati con largo anticipo, non hanno una temperatura fredda di frigo, non hanno i 4 gradi, quindi facciamo presto ad arrivare a una temperatura di 82. Arrivata a quella temperatura è pronta? Sì, è pronta, l'aggiunta della gelatina poi è pronta. Il montaggio del dolce, la base è il cricroc, versiamo sopra una prima parte, una piccola parte di cremoso, la vaniglia profumata al limone, mettiamo un attimino nella battitore termico per farla tirare, diversamente, tirare si dice in gergo, mi sono espressa, quindi per farla un attimo gelificare o in frigorifero per un po' di tempo in più, se siamo a casa, ritiriamo fuori, mettiamo la parte di biscuit con su i tocchettini di melanzana rossa di rotonda che avevamo precedentemente
preparato, versiamo sopra la restante parte di cremoso, quindi a chiusura del dolce, il tutto in un anello di acciaio inox che ormai si trova anche facilmente, non solo negli appositi negozi per pasticceria e per cucina. All'interno bisogna mettere un giro di acetato per non fare il tutto. E quindi il montaggio del dolce è pronto, è fatto. Come decoro io non mi sono cimentata, però per far vedere precisamente com'era la struttura del dolce, però solitamente, avendo utilizzato vaniglia, avendo utilizzato limone, avendo utilizzato arancia, una fetta di limone caramellato, una bacca di vaniglia, una... C'è da dire, la cosa bellissima è che, a parte che è un dolce di una perfezione incredibile, è che c'è tutta una serie di sapori, ma ancora più importante di consistenze, no? Quello che rende grande un dolce, perché sono quasi tutti mapposi, qui c'è tutta una serie di consistenze che aiuta a far girare tutti i sapori. Infatti la scelta della melanzana cotta a stocchetti, quindi non di una composta, non di una confettura, ma in realtà proprio di bravissima, veramente. Oh, brava, questa è una grande professionista. Grazie. No, grazie. No, noi dobbiamo lasciare. Non gli ho dato un nome, magari mi potete aiutare voi che siete la chiave. La rossa di rotonda, magari si deve essere per forza. Carolina. Carolina. No, però bisogna ricordare qui il posto. Il posto, la melanzana, la basilicata. Magari ci pensate voi l'anno prossimo, se torno a trovarmi mi fate trovare il nome. No, l'anno prossimo devo portare un'altra cosa. E c'era il presidente della Federazione Italiana Cuochi che l'anno scorso ha preparato una crema dolce con il fagiolo bianco di Riamer. Meraviglioso. Dai, adesso che dobbiamo fare? La porziniamo? Io penso di sì, io credo siamo tutti qui con gli Oh, ma quanto è bravo, che è bella e brava, è un grande rappresentante del meridione. Sì, queste sono queste persone qui che faranno grande il meridione, che lo fanno col sorriso e la felicità di essere ricordate, perché lei ne ha visto, ne ha portate 3 o 4 il dopo, 2 se ne è prese, uno il sindaco, ci sono, non bisogna neanche cercare tanto lontano. Che questo sarà un paese più vicino, no? Sì, lo stesso paese della signora di prima. Io penso, venendo dalla scuola che viene e essendo meridionale forte con questa passione meridionale qui e là, lei secondo me rischia di diventare un personaggio importante. Mentre lei fa le porzioni, vorrei dire per chi è interessato invece a mangiare altro, già ci sono le prime file, che i piatti sono stati preparati grazie al consorzio, due consorzi, il consorzio del fagiolo bianco e della melanzana rossa, ai ristoranti Arimissa e Santa Filomena. Vedo che la fila già comincia a essere cospicua e sicuramente i nostri amici là che ho scritto stanno lavorando. Siamo quasi in conclusione di questi 3 giorni, domani c'è anche la parte in montagna, ci sarà ovviamente il finale in musica, perché qua poi si tira tardi con la musica ed è anche giusto così, perché questa è sostanzialmente una festa. Abbiamo cominciato stamattina parlando di sport, ma parlando anche di integrazione. Carolina è intanto aiutata da questo giovane commesso. Io sono occupato qua. Se non è buona poi io voglio... Stasera la musica è con la band di Steve Biondo. Il croccante ha superato la prova, sentiamo. Non mi tenere Carolina sulle spine, dai. Allora, tutto quello che ha detto bene. Sono molto contento che non è sparita la melanzana. La melanzana è presente e si può chiamare, secondo me, benissimo la rossa di rotonda. È perché ha colpito nel cuore, cioè, sì. Anche tu, guarda, il giorno del giudizio anche te ti metteranno su un'altra fila, io sono sicuro. Ciao intanto agli amici dei ritornali, se ci raggiungono, così parleremo ovviamente del posto, parleremo di rotonda, questo luogo che ci sta ospitando almeno 6 anni, a Andy da 3, ci saremo di nuovo l'anno prossimo.
anche se non mi invitate vengo lo stesso. Sì, no, è una vera, vera alternativa alla cheesecake questa cosa qui. E complimenti, vedrai che... Mannaggia che invito che c'ho sti ragazzini, che per me signori. Carolina continua a porzionare, io però scusami, posso raccomandarmi, non lo voglio una fetta, eh. Adesso vado a fare un'altra pasta. Carolina. Sì. Allora, ecco qui, Vincenzo Mastro Lorenzo, e se diciamo che anche in bella compagnia, guardate questi belli ragazzi, diciamo quello che mi è dispiaciuto un po' in questi giorni, sono delle poche ragazze di Rotonda avvicinarci, perché io credo che ci sono tanti sconti che abbiamo fatto, magari la prossima volta meglio. Oggi parliamo del libro Parole una volta, le voci antiche del dialetto rotondese. Voi avete lavorato molto ovviamente, perché ognuno cerca le cose nella propria memoria, ma c'è anche una ricerca fatta non soltanto in questo modo, ma in tutte le case sto cercando le persone più anziane, quindi lavorando su tutti i fronti e anche con un inquadramento scientifico magico. È la conclusione di una ricerca iniziata nel 2003 da quando è stata fondata l'associazione, perché uno degli scopi, degli obiettivi dell'associazione era il recupero del patrimonio linguistico, che è un patrimonio linguistico unico. Questa melanzana come la fate? Pronunciatelo bene, facciamo vedere. Bellingiana. A pomodoro. Volevo presentare le ragazze velocemente. Allora, Merlingiana rossa. O anche Merlingiana pomodoro. E allora le ragazze sono tutte delle professioniste, tutte e quattro delle professioniste che sono radicate a questo territorio, ma e alcune di loro vivono e lavorano fuori dall'Italia. Allora, passo il microfono così si presenteranno loro. Io mi chiamo Greta, ho studiato medicina a Bologna e faccio la specialistica in neurologia a Catania. Io sono Paola, ho studiato architettura a Ferrara e lavoro in Francia, a Toroso. Io sono Andreina, mi sono laureata a Roma in cinema e lavoro. Sono una critica cinematografica. Sono Miriam, ho studiato progettazione turistica a Firenze e lavoro a Firenze. Volete lasciare un momento questo piatto e fare un applauso a queste ragazze? Scusate, oltre che naturalmente agli amici dei ritornali. Credo che loro debbano leggerci qualcosa, no? Oi pa, se die fosse tu e tu fossi e, cu fosse più fissa, tu o e? Andrei, ienno venenno, bottone cuglienno, angelo ciune, cuglienno bottone. Oi mi, zaganna, 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 anziché ta inda da capanna, anziché ta inda non te muove, che o tempo ven a chiove. Oi gre, qui belle parole se vado voi. Più scuro da mezzanotte non può venire. Alla vaga pucciuccio ci perde se d'acqua e sapone. E mo come facevo? Come facevano l'antichi? Passavano scorzo e si mangiavano a mobili. Are tunna tunna tunna, i campane su di chiumo, l'autare senza tovaglia e i prestiti su di patti. Traduzioni? Se io fossi tu e tu fossi me, chi sarebbe più fesso, tu o io? Andando venendo, bottoni cogliendo, in ginocchio cogliendo bottoni. Zia Anna, zia Anna, zia Anna, entra dentro una capanna, entra dentro e non muoverti perché il tempo viene a piovere. Con le belle parole si va ovunque. Non può diventare più oscuro della mezzanotte, la situazione non può diventare più difficile di quella che è. A lavare la testa all'asino ci si perde acqua e sapone.
E adesso come facciamo? Come facevano gli antichi, lasciavano la crosta e mangiavano la mollica. Rotonda, tonda, tonda, le campane sono di piombo, gli altari senza tovaglia e i preti sono di paglia. Il presidente onorario dell'associazione dei legionari, il signor Bruno, come hanno pronunciato queste ragazze? Benissimo, perché io addirittura sono un collaboratore di ciò che è scritto nel libro. Posso fare una domanda, scusate, ma voi lo parlate sempre in dialetto o lo avete studiato per questa occasione? Lo parliamo fin da bambine. Però devo dire che il dialetto spesso lascia degli strascichi, poi quando si va a scuola purtroppo interferisce un pochino, allora si fa un po' di fatica soprattutto quando si va al nord, perché magari abbiamo le vocali completamente diverse. Questo è vero, però infatti si sente. Però è anche bello mostrare le proprie radici e origini anche quando siamo fuori, secondo me. Presidente Mastro Lorenzo, avete lavorato tanto, avete lavorato anche per mettere insieme... No, con loro abbiamo lavorato da ieri sera, anzi hanno lavorato loro, perché ho chiesto a loro di intervenire. Una bella idea, ma, perché bisogna far vedere... Sì, certo, ma qui. Appunto questo perché volevo sottolineare due cose. Una, l'arcaicità del nostro dialetto, l'arcaicità che hanno certificato gli studiosi tedeschi, no? Il professore Roth e poi l'Ausberg della Università di Berlino e recentemente gli studi della professoressa Del Puente dell'Università di Basilicata e di una nostra ricercatrice che è stata anche una mia paziente e che sarebbe dovuta essere qui stasera a spiegare qualcosa di filologico che io non so fare perché non ne sono capace, faccio tutt'altro. Però io lo so, voglio salutare alcuni amici che sono qui, che hanno partecipato anche al volume. Certo, tutti e 100 i soci circa hanno partecipato chiaramente alla... Quindi è un lavoro corale. Un lavoro corale, sicuramente. Che lasciare la pagina scritta sia importante avere questa coscienza. Sì, certo, della propria identità. Io volevo sottolineare l'arcaicità e come questa arcaicità resiste nel tempo, cioè queste ragazze professioniste sparse per il mondo se la portano addosso come la chiocciola si porta alla casina, no? Un po' come una specie di protezione, ma anche come una bellezza, una sensazione di da mostrare, estetica proprio, perché il dialetto è una lingua ed è una lingua che studiano anche gli studiosi di estetica. La Basilicata ha una grande quantità di dialetti, 131 comuni, e penso che i dialetti possano essere addirittura di più. Certo, infatti la professoressa lo si riscontra nell'atlante linguistico della Basilicata che coordina la professoressa Patrizia Del Puente, sono individuate più di 131 aree, credo 137, se non ricordo male. La nostra area è la più arcaica perché la romanità è arrivata più tardi e molti termini sono di origine greca, come cantaro, croco, eccetera. È un'arcaicità che risale a 2500 anni, niente, è veramente molto molto importante. Noi non abbiamo fatto un lavoro filologico, ma abbiamo avuto la disponibilità dell'Università di Basilicata, della professoressa Del Puente, a continuare il lavoro che abbiamo iniziato, che è un lavoro semplice, una raccolta molto semplice di espressioni, modi di dire, proverbi, eccetera, ma che ha suscitato l'interesse anche degli studiosi, non solo dei miei paesani, ma di tutti. E per chi sta fuori, cosa rappresenta questo lavoro? Chiediamolo a lei che si occupa di cibi, di friccia cinematografica. Te lo porti adesso che torni a Roma? Certo. Io credo che comunque dobbiamo rimanere legati alle nostre radici, quindi anche al dialetto, che poi è un'altra nostra lingua. Ogni famiglia ha un proprio detto preferito, no? C'è sempre qualche cosa che viene ripetuto in modo particolare dalle nonne piuttosto che dalle mamme. Qual è il tuo detto di riferimento?
diciamo, stipata solo, conserva tutto. E naturalmente, diciamo che è veramente quello che rappresenta un po' la frugalità lucana, il concetto del risparmio, che sicuramente in questo tipo di civiltà è stato un pochino mortificato, e il concetto anche di sapersi gestire per quello che succede dopo. Quindi lei ci ha dato una lezione di economia con tre parole, possiamo dire così. Per te invece? Culassa a pane e cappa, guai in gappa. Cioè, chi lascia le cose primarie poi si può trovare nei guai. Anche in questo caso c'è sempre un concetto di arrivare alla, veramente all'essenza della vita, no? Sì, ai bisogni primari. Invece per te? Io avrei detto la stessa cosa, perché me lo ripeto sempre, culassa a pane e cappa, guai in gappa. La savia vecchia panova, sapa quello che lascia, ma non sapa quello che trova. Questo anche in italiano è molto diffuso. Il presidente onorario vuole dire qualcosa. Con conto di suo dolore, perde un prezzo e un mezzo onore. Conta, chi racconta i suoi dolori, perde il pregio e il mezzo onore. Quindi il medico ci spiega cosa vuol dire. No, perdonatemi, io sarei dovuto essere qui come tecnico di tutt'altro, parlare di nutrizione, delle proprietà dei prodotti che avete mostrato in questi giorni, ma la mia passione mi ha portato altrove e l'ho fatto con piacere. Ma guardi, io credo che l'essenza di queste giornate sia che una serie di persone che fanno altri mestieri si ritrovano e cercano di sconfinare in campi diversi, certo, con l'entusiasmo del Leofida, no? Certo, certamente, infatti l'entusiasmo è stato, e devo ringraziare loro per l'entusiasmo con il quale hanno accolto la mia proposta, alle quali faccio un applauso di cuore. Come verrà distribuito questo libro? Allora, il libro è in vendita presso la libreria, qui di fronte, accanto alla farmacia, per cui chi in realtà non è in vendita si può avere con un piccolo contributo, perché l'abbiamo pubblicato come onlus. Noi siamo una onlus che ha fatto prevalentemente attività culturali, e questo è stato l'epilogo, insomma, di tutta la nostra attività, dell'attività di 13 anni, di circa 12-13 anni. Permettetemi anche di ringraziare chi vende libri in un paese piccolo, certo, non è facile. Certo, la signora che ha la libreria. Vorrei ringraziare la signora Ivana, sì, la signora, forse ci sarà, non so se ci sta ascoltando. E volevo ringraziare Maria Gabriella Conte, la ricercatrice di Vigianello, che ha conseguito il master ad Heidelberg, che ha pubblicato un lavoro molto interessante, un lavoro tecnico ovviamente, perché dicevamo prima il nostro non è un lavoro tecnico, ma può darsi che lo diventerà se riusciremo ad avere la collaborazione dell'università e della professoressa Del Puente e dei suoi collaboratori. Intanto avete messo un punto fermo, un paletto fermo, che, e questo ci ha molto, ne possiamo gire di questo, perché il riscontro è stato molto molto buono. E soprattutto abbiamo visto che è un lavoro fra diverse generazioni, io credo che sia questo uno dei segreti per far vivere ancora i nostri paesi. Le ragazze, appunto, avendo delle professioni, stanno seguendo altri percorsi, sono tornate qui, hanno avuto la gioia di condividere il progetto e di essere qua su questa piazza. Io credo che ci possiamo salutare, anche perché aumenta il brusio di chi va a mangiare, e diciamo ci abbiamo anche un po' alla conclusione della festa, ci sarà la parte in musica con Steve Biondi. Un invito a chi è interessato a procurarsi il libro nella libreria, oppure per altri generi di libri ci sono gli amici dello stand di Lavieri, per chi invece ha interessi un pochino più connessi alla gola ci sono ancora le botteghe lungo il percorso. Quest'anno avete visto, si è cercata una distribuzione logistica diversa. Ringraziamo tutti gli amici che hanno collaborato, sono tanti gli amici dell'Ansia, gli amici dei consorzi, il comune, l'ente parco, la regione, stiamo sempre insieme. Io vorrei dire, vi ricordate, no, il motto, stay hungry, stay foolish.
siamo sempre ansiosi, combattivi, famelici e anche un pochino di follia che ci va bene, certo, perché è estate e dobbiamo divertirci. E in questo periodo un pizzico di follia è necessario per far crescere l'Italia e soprattutto follia il Sud. Positiva, certo. E anche perché troppo spesso noi meridionali ci blocchiamo un pochino, siamo quasi spaventati, guardiamo oltre. Forse siamo più fantasiosi, allora a questo punto la fantasia e la follia che si sposano possono veramente produrre delle cose egregie che fanno crescere poi la comunità tutta. Grazie Presidente, allora al prossimo grazie libro, a lei. Arrivederci, buona serata. Bene, ciao. Ci siamo incontrati a Senise. Quello che si dice Gian, ora lo possiamo intervistare. No, non è vero, vale. Volete che faccio un documento che io devo...